Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura all'emergenza sanitaria, perché questa è la settimana in cui l'Abruzzo dovrebbe uscire dalla zona arancione, perché per le nuove disposizioni del governo annunciate ma non ancora messe su carta, l'Abruzzo dovrebbe tornare zona gialla e dal 26 dovrebbe iniziare il calendario delle riaperture. Ma andiamo un po' a fare il punto sull'emergenza sanitaria andando a collegarci con l'esterno dell'ospedale di Pescara, dove c'è il nostro Paolo Renzetti in compagnia del dottor Paolo Fazzi, che dirige l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Allora, buon pomeriggio ad entrambi, linea a te Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio ovviamente ai nostri telespettatori. Un ringraziamento particolare al dottor Fazzi, sempre impegnatissimo ma sempre disponibile, lo possiamo dire senza tema di smentita, anche per comunicare attraverso i canali dell'informazione quella che è la situazione di questa emergenza sanitaria. Dottor Fazzi, c'è un calo consolidato dei casi ormai già da diverse settimane, insomma bisogna essere positivi per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Allora, sicuramente sì, c'è stato un calo evidente nel numero dei soggetti risultati positivi ai tamponi molecolari, ma questo era abbastanza preventivabile. Perché? Perché di fatto noi in Abruzzo, in particolare noi della provincia di Pescara, di fatto abbiamo inaugurato la terza ondata in Italia e quindi di conseguenza adesso stiamo usufruendo in maniera diciamo positiva delle situazioni che hanno purtroppo obbligato la nostra provincia, la nostra città a diventare zona rossa. Ovviamente quelle restrizioni hanno fatto sì che adesso stiamo appunto avendo un numero minore di casi. Cosa succederà nel prossimo futuro? Allora, innanzitutto, come già ormai sappiamo, il caldo ci verrà incontro, perché con il caldo il virus circola di meno. Di contro, dal 26 ci saranno queste riaperture programmate di diverse attività. Ora, c'è da essere, dottor Fazzi, preoccupati per le riaperture? Ecco, un po' preoccupati sì, dipende però sempre da noi, cioè se la gente, il cittadino riesce a mantenere un atteggiamento congruo, quindi mascherina indossata bene, distanziamento sociale, lavaggio delle mani, forse riusciremo ad avere un minor numero di casi. Purtroppo la medicina non è una scienza esatta, ma per queste situazioni lo può diventare, nel senso che quando c'è una patologia trasmissibile per via aerea è naturale che se c'è un incontro di più persone è naturale che ovviamente si ha un maggior numero di casi, quindi probabilmente con la riapertura potremmo avere, dopo una latenza di 2-3 settimane, forse un aumento di casi, speriamo che sia molto molto contenuto. Quindi tra 2-3 settimane dovremo ovviamente vedere quella che sarà la situazione. Dottor Fazzi, le chiedo, in questo calo generalizzato ormai che è in atto da diversi giorni del numero dei positivi, quanto sta incidendo la campagna vaccinale che ormai è entrata pienamente nel vivo? Beh, sicuramente dicevamo le restrizioni per quanto riguarda la provincia di Pescara e poi a seguire anche le altre province, le altre regioni o i singoli comuni. Sicuramente le restrizioni hanno dato un contributo al contenimento dei nuovi casi. Sicuramente la campagna vaccinale, anche se percentualmente ancora non è elevato il numero degli italiani che è stato sottoposto al vaccino, però ovviamente anche la campagna vaccinale ha contribuito, non saprei dire in quale percentuale, ma sicuramente ha contribuito a non far circolare il virus. E poi un'altra situazione
favorevole, sono stati bei giorni di caldo, comunque di temperatura elevata, che si sono avute nelle ultime settimane e, come dicevo prima, il caldo non fa circolare il virus. La riapertura delle scuole ormai già da 2 settimane, un altro capitolo che genera delle discussioni. I numeri dicono che però si sono avuti casi piuttosto contenuti di ragazzi all'interno delle nostre scuole, è così, dottor Fazio? Sembra proprio di sì, però anche il problema legato alla riapertura delle scuole è un problema che un po' ci fa appunto preoccupare. Speriamo, adesso ci sarà dal 26 una riapertura completa delle scuole, e oggettivamente questa è una situazione che lascia preoccupati, ma ho visto anche che anche le autorità del mondo scuola lo sono, quindi non è solamente il tecnico, il medico che si preoccupa di queste cose, perché oggettivamente quando tu metti dentro una stanza parecchie persone, per quanto queste persone possano stare attente, il rischio di circolazione c'è. E poi c'è il dato relativo, e se ne è parlato tanto, se ne sta parlando adesso, dei trasporti di questi alunni scolari, perché ovviamente bisogna sapersi organizzare a livello appunto di trasporti. Non sono io che posso dare dei suggerimenti, però sicuramente magari un'apertura dell'orario scolastico differenziato forse potrebbe mitigare appunto la possibilità di nuovi contagi. Linea allo studio a te, Alfredo, per qualche domanda, qualche considerazione col dottor Paolo Fazi. Sì, il dottore prima ha accennato al tema dei vaccini, sul quale vorrei tornare, perché tra tante difficoltà la campagna vaccinale sta andando avanti, difficoltà dovute non solo alla logistica ma anche all'approvvigionamento delle dosi. Il presidente Marsilio anche oggi ai microfoni di Sky ha ribadito che entro settembre l'Abruzzo completerà la campagna vaccinale, ma la domanda che io le faccio, forse chiedendo anche di più alle sue capacità di previsione, fino a che punto, a che punto dovremo arrivare con la copertura vaccinale per innanzitutto vedere la curva dei decessi crollare, e quella è la prima cosa che ci auguriamo tutti, e poi anche una minore circolazione del virus che consenta una maggiore tranquillità negli spostamenti e nella vita quasi normale. Allora, sembra che per avere una copertura vaccinale in grado di far circolare meno il virus sia importante vaccinare circa l'80% della popolazione. E quindi tra luglio e agosto probabilmente il 100% degli italiani sarà vaccinato. Ovviamente bisognerà poi pensare ai richiami, ma questo già lo si sapeva. Questo al netto della possibilità che possano esserci delle varianti più o meno pericolose, ma al momento sembra di no, perché quelle che stanno vincendo la lotta fra di loro ad essere la variante più performante, al momento è stata vinta, perlomeno nei nostri territori, dalla cosiddetta variante inglese, che tutto sommato è sicuramente dotata di una maggiore contagiosità, ma abbiamo visto che non è più patogena del ceppo wild type, del ceppo di Wuhan. E quindi pensate che circola circa nell'ordine del 92-93% qui in Abruzzo, tra l'80 e il 90% in Italia. Quindi attualmente il ceppo vincente, che è ben controllato dai vaccini, e quindi se proprio dobbiamo scommettere sulla prevalenza di un ceppo nei mesi prossimi, scommettiamo ancora sulla variante inglese, perché è una competizione che avviene nel microscopico, ma che c'è, perché anche lì il ceppo più forte riesce a vincere e a eliminare i concorrenti.
Per quanto invece attiene insomma, all'autunno, guardiamo oltre, diciamo, così come sta facendo in queste ore il Presidente della Regione Abruzzo, che autunno ci aspetta? Forse con i richiami del vaccino per chi insomma, questo inverno ha già usufruito delle dosi, ma secondo lei ci potrà essere un autunno e un inverno soprattutto di maggiore tranquillità con la campagna vaccinale ormai, si spera, prossima all'immunità di gregge? Allora, noi dobbiamo però pensare una cosa, sicuramente l'inverno prossimo sarà da questo punto di vista migliore rispetto a quello recentemente passato. Abbiamo avuto tra autunno e inverno delle ondate di Covid-19 pazzesche. Fortunatamente la diga rappresentata da tutti, ma in particolare dal mondo sanità, mondo ospedaliero, fortunatamente ha retto, certe volte con un po' di difficoltà, ma ha retto. È naturale che il numero di vaccinati sicuramente garantirà una minore circolazione del virus. E mi aspetto anche però un atteggiamento congruo della popolazione nei prossimi mesi estivi, dove il virus non si farà vedere sotto forma di malati e di decessi, ma circolerà sicuramente meno che in inverno, che in autunno, ma circolerà. Per cui se noi arriveremo in autunno con un numero limitato di soggetti asintomatici, probabilmente, pur avendo dei casi, nuovi casi nella prossima invernata, sicuramente non avremo un'ondata micidiale, ma semmai una piccola ondata che ci accompagnerà fino alla primavera inoltrata, così come abbiamo visto l'anno scorso, stiamo vedendo attualmente. Dottor Fazio, io ovviamente la ringrazio per questa ovviamente opportunità che ci ha dato anche oggi di questa diretta nel corso del TG6, ma prima di lasciarla le faccio una domanda a metà tra la cronaca e lo sport, perché lo possiamo dire, questa mattina sono stati fatti nuovi tamponi ai giocatori del Pescara, un tema molto caldo in queste ultime settimane, ovviamente non ci sono ancora risultati, ma le chiedo da medico se si può essere positivi e ottimisti per il ritorno in campo dei giocatori del Pescara in condizioni accettabili per poter chiudere il campionato e provare a ottenere questa salvezza. Sì, innanzitutto oggi vediamo quali saranno gli esiti dei tamponi effettuati. Già quelli effettuati domenica sono risultati negativi e c'è una certa indicazione, un certo ottimismo, nel senso che probabilmente il virus non ha circolato nel gruppo squadra. Oggi ovviamente il dato sarà ancora più importante, più significativo, avremo le risposte nel tardo pomeriggio. È naturale che questi giocatori si stanno allenando singolarmente e quindi hanno difficoltà a fare un allenamento così come sono abituati a farlo nella programmazione di una partita da effettuare. Il 26 dovrebbero tornare tra virgolette liberi, Covid free, però purtroppo già il 27 ci sarà la prima partita. È naturale che questa è una situazione che dà un po' di preoccupazione sia sulla tenuta atletica che anche sulla preparazione tecnico-tattica che l'allenatore dovrà dare ai giocatori, pur non vedendoli, diciamo, insieme in schemi di gioco, diciamo, dal vivo su un campo di calcio, ecco, di allenamento. Grazie ancora al dottor Paolo Fazi, responsabile dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Grazie, buon lavoro, grazie. A Loris Bennato, in linea allo studio. Sì, grazie ad entrambi. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, restiamo a parlare di Covid perché salgono a 29 i comuni abruzzesi inseriti in zona rossa, se ne aggiungono 3 che sono della provincia di Teramo, dove il totale sale a 9, si tratta di Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura. Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio ha firmato ieri in serata la relativa ordinanza che sarà in vigore da domani e fino al 26 di aprile. Intanto alcuni sindaci della Marsica esprimono delle perplessità rispetto a queste restrizioni così localizzate. Sentiamo.
Scatteranno da domani 21 aprile le nuove zone rosse decise dal governo regionale che fanno salire a 29 i comuni abruzzesi dove insistono le maggiori restrizioni rispetto alla zona arancione espressione del DPCM Draghi. Sono tutti nella provincia di Teramo i nuovi ingressi e si tratta di Giulianova Castellalto e Torricella Sicura. L'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio trae origine da una relazione dell'ASL di Teramo nella quale si parla di un incremento dell'incidenza dei contagi e dunque di un alto rischio di diffusività virale anche in riferimento alla circolazione delle varianti. Marsiglio più volte ha insistito sul carattere preventivo di queste misure al fine di evitare la diffusione del contagio in altre aree della regione e contenere così la pressione sul sistema ospedaliero. Nella Marsica molti comuni sono da 2 settimane in zona rossa e non mancano le critiche rispetto alle decisioni del governatore, critiche sollevate dai sindaci in prima linea in questa emergenza pandemica. Sinceramente sono rimasto un po' basito da questa decisione. Io ritengo insomma che in questi casi conoscere il territorio sia fondamentale, perché fare i calcoli con la calcolatrice non dà un quadro chiaro della situazione. Noi siamo una comunità che ha avuto la fortuna, diciamo, in questa seconda e terza ondata di non avere un'incidenza altissima di casi. A maggior tutela abbiamo svolto uno screening massivo, non c'erano altri casi oltre quelli strettamente connessi al caso indice e quindi la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo. Noi è un anno che combattiamo questa situazione di grossa difficoltà del sistema, della struttura sanitaria territoriale che non è stata risolta. Alla mia popolazione che dico? Dico di avere ancora un po' di pazienza, dico però che purtroppo questa zona rossa definita dall'ordinanza del Presidente della Regione è anche il risultato dei numerosi casi che abbiamo qui nel nostro comune. Il problema serio si manifesterà appena finirà l'emergenza sanitaria, ci troveremo ad affrontare un'emergenza socio-economica di dimensioni vaste. Il problema dei ristori è un problema serio, abbiamo segnalazioni di molti ritardi purtroppo nelle piccole e medie imprese. Cosa diversa invece, devo dare atto al governo che abbiamo risorse per ciò che riguarda il sostegno alle povertà. Da parte degli operatori economici c'è attesa per lunedì prossimo con il ritorno quasi certo in zona gialla della regione, dunque le riaperture delle attività, anche di quelle della ristorazione. Poi ci sarà tutto il calendario espresso dal governo. Confesercenti invita clienti e gestori alla massima cautela e chiede chiarezza al governo per le regole da adottare. Sentiamo l'intervista a Gianni Taucci, direttore della Confesercenti di Pescara. Siamo in attesa di informazioni definitive, naturalmente ci auspichiamo che la zona gialla sia in tutto Abruzzo, anche se in queste ore abbiamo visto che ancora qualche comune purtroppo dovrà rimanere in zona rossa. Però è naturale che quello che ci attendiamo innanzitutto è che si proceda all'interno dei comuni che entreranno in zona gialla in un'autorizzazione da parte delle amministrazioni per consentire a tutte le attività che svolgono attività di somministrazione, alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pub, di poter esercitare la loro attività all'esterno, senza di fatti andare a chiedere ulteriori autorizzazioni. Ecco, ci aspettiamo in questa fase un momento di cuscinetto che dia l'opportunità immediatamente di mettere i tavoli fuori in funzione della possibilità di poter riaprire. Un altro dubbio ce l'abbiamo per quelle aziende che invece non hanno spazi fuori, se possono o non possono aprire, perché sarebbero considerate attività di serie B, quindi c'è un po' di confusione sulle indicazioni che fino ad oggi arrivano. Sicuramente quello che chiediamo alle amministrazioni è di adoperarsi immediatamente per autorizzare gli spazi all'esterno, cioè con una sorta di silenzio assenso nel momento in cui si fa una domanda senza attendere una risposta. È naturale che qui vive una regola che deve essere ben precisa sia da parte degli operatori che da parte della clientela. Massima attenzione, perché rischiamo di procedere in un percorso inverso e questo non lo vogliamo. Naturalmente in quelle zone di forte presenza ci aspettiamo un'assistenza da parte delle forze dell'ordine, della pubblica amministrazione, che non sia oppressiva ma che sia di autorizzazione all'interno di un contesto, quindi di contingentamento in alcune zone.
Adesso la cronaca: sono state una serie di anomalie fiscali, tra le quali la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per un imponibile di oltre 1.600.000 euro ed un'IVA evasa per oltre 1.400.000 euro, ad ingaggiare nel mirino della Guardia di Finanza di Pescara una società della provincia pescarese attiva nel commercio all'ingrosso di PC e software. A seguito dell'analisi della contabilità della società, le Fiamme Gialle hanno scoperto rapporti commerciali con numerose società fornitrici, per la maggior parte evasori totali e irreperibili, nonché la mancanza delle dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2019. Per questo è scattata la denuncia per la legale rappresentante della società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e per omessa dichiarazione. La Guardia di Finanza di Teramo ha sequestrato una villa di pregio del valore di 1.400.000 euro all'imprenditore teramano Aldo Di Francesco. I finanzieri hanno accertato che l'immobile, già posto all'asta da Equitalia, era rientrato in possesso di Francesco attraverso l'acquisto fatto da un prestanome e poi confluito in un fondo riconducibile al proprio coniuge. Aldo Di Francesco ha un passato da immobiliarista ed è stato anche editore dell'emittente televisiva teramana Teleponte. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. I finanzieri del Comando Provinciale di Teramo, dopo lunghi e complessi accertamenti svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito il sequestro di una villa di pregio del valore di 1.400.000 euro all'imprenditore teramano Aldo Di Francesco. Di Francesco è noto in città, ha un passato da immobiliarista ed è stato editore dell'emittente televisiva locale Teleponte. L'edificio sequestrato era già stato posto all'incanto da Equitalia per il recupero di debiti tributari accumulati dalla società di cui Aldo Di Francesco era amministratore unico, rientrando però in suo possesso attraverso un prestanome che, aggiudicatosi all'asta l'immobile per un importo di 405.000 euro, lo faceva successivamente confluire a titolo gratuito in un fondo patrimoniale appositamente costituito e riconducibile al coniuge convivente dell'imprenditore. Nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza di Teramo si legge che investigazioni tecniche, bancarie e patrimoniali hanno provato da un lato la pericolosità sociale dell'imprenditore, dall'altro che il bene immobile era rientrato per mezzo di artificiose operazioni negoziali nella disponibilità dello stesso, permettendo agli organi inquirenti di disporre la confisca dell'immobile di pregio, provvedimento emesso dal Tribunale dell'Aquila competente per le misure di prevenzione patrimoniali in ambito regionale. Militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Teramo hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un imprenditore. Questi, che annovera vari precedenti penali per soprattutto finanziari come la bancarotta e l'evasione fiscale, era rientrato in possesso di un suo bene, una villa di pregio, sottratta alla sua disponibilità a seguito del fallimento. L'aggressione patrimoniale si dimostra ancora una volta come il mezzo più efficace per contrastare la criminalità anche economica. L'immobile di pregio, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Teramo, è situato nella zona residenziale di Fonte Baiano e si compone di una grande villa con annesso giardino di 735 metri quadrati. Siamo arrivati allo sport. Intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Replay, il professor Vincenzo Salini, che è responsabile dello staff sanitario del Pescara, ha fatto il punto della situazione sul focolaio nel gruppo squadra biancazzurro. Lo stesso Salini ha dichiarato che a breve potrebbero verificarsi le condizioni per richiedere alla ASL di eliminare il divieto di allenamenti collettivi con qualche giorno d'anticipo. Sentiamo. Come stanno i giocatori che sono risultati positivi? Ma i ragazzi, risultati positivi per la maggior parte stanno benissimo, sono in alcuni casi poco sintomatici o con qualche colpo di tosse o con qualche linea di febbre, ma dal punto di vista sanitario sicuramente problemi non ne abbiamo. Nel momento in cui la AS interviene, come è intervenuta a Pescara, il protocollo FIGC decade completamente. Quindi tutto quello che noi facciamo nel corso della settimana fino a martedì, fino a che non ci sarà una negativizzazione dei tamponi, sarà sempre seguito da un'autorizzazione della ASL. Cioè oggi è la ASL che detta i tempi, non più noi e non più il protocollo federale. Questo è un aspetto molto importante.
forse c'è stata anche la possibilità di pensare che fosse qualcosa di fatto ad arte, così come è accaduto, se voi ricordate, nella partita tra la Juventus e il Napoli, il primo caso che poi ha fatto giurisprudenza, ha fatto storia, tutti hanno pensato a una scusa da parte del Napoli per non giocare a Torino, e quindi sicuramente da parte di qualcuno c'è stato questo pensiero, ma io posso ribadire fermamente che abbiamo agito secondo le leggi, secondo le regole, e soprattutto i positivi sono reali e sono tutti ragazzi che sono appunto non molto sintomatici, ma sono pauci sintomatici, quindi in realtà di asintomatico a sintomatico forse Macin adesso, ma all'inizio anche lui ha avuto qualche piccolo sintomo. Alla luce degli ultimi risultati di tamponi, pensa che il focolaio si sia spento? Io presumo di sì, perché ormai siamo già a 10 giorni, quindi bene o male penso che il tempo di incubazione sia terminato. Io penso che per fortuna e spero soprattutto ci fermeremo qui. Noi ora aspettiamo il proseguirsi della situazione, il proseguirsi della situazione clinica di questi ragazzi. Se vediamo che ad esempio già Macin risulti positivo e soprattutto tutti gli altri positivi siano assolutamente asintomatici e magari ci troviamo di fronte a una negativizzazione dei tamponi, cercheremo di chiedere alla ASL nell'immediatezza delle partite che ci restano di poterci allenare almeno 1 o 2 giorni in allenamento collettivo. Lasciamo la Serie B, adesso la Serie C con la rete messa a segno contro il Bisceglie. Francesco Bombaggi eguaglia il numero di gol dello scorso campionato, 8. In attesa del recupero di domani tra Foggia e Monopoli, il Teramo ha riguadagnato il 7° posto e il miglior marcatore stagionale biancorosso. Guarda già la difficile gara di domenica ad Avellino, per la quale è stato designato Di Graci della sezione di Como. Sentiamo. Noi che siamo all'interno sappiamo più o meno qual è il nostro obiettivo all'inizio dell'anno, quindi per noi è un buon passo, diciamo, nel senso siamo dentro, teniamo magari a continuare sulla posizione che ci siamo conquistati oggi grazie anche agli altri risultati. Siamo tutti felici. Oggi è stata una partita, penso, difficile, penso quella con più defezioni di tutto l'anno. Abbiamo giocato con Riccardo, che ha fatto un'ottima partita, terzino sinistro, che è in esterno d'attacco. Noi abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Se mi dicono non arrivi in doppia cifra, fai un gol ai playoff e passiamo il primo turno, ti dico preferisco fare quello, perché intanto passiamo un turno. No, adesso vediamo, tutto quello che viene mi prendo. Ho fatto 8 gol, sono contento, ho guadagnato il record dell'anno scorso in campionato, quindi già un buon passo per come era iniziata la stagione. L'ho raddrizzata personalmente a livello realizzativo, quindi sono contento di questo. Ma la cosa più importante è che, ripeto, una partita difficile, abbiamo fatto la squadra. È stata la cosa importante in ottica futura, in ottica delle prossime partite, di giocare il playoff da squadra era la cosa più importante. Avellino però c'è 2, quindi mi porta abbastanza bene. L'anno scorso ho fatto gol e questo ho fatto gol. Quindi dai. Penso, ho visto dichiarazioni allora l'allenatore in settimana dopo la sconfitta che hanno avuto questo giro di partite, ed era molto, molto arrabbiato, quindi sarà una partita tosta, ma loro sono una squadra di qualità, hanno fatto un ottimo campionato, quindi ci aspetta una partita difficile. Siamo pronti, ce la giochiamo a testa alta, d'altronde durante 2 campionati non abbiamo mai demeritato contro le squadre grandi, quindi andiamo a giocare e fare la nostra partita. Io ho detto, sono anche noioso perché l'ho ripetuto tante volte, tu sei il testimone di tante interviste dove ho dichiarato quanto vorrei rimanere, le scelte le fa la società, quindi non mi precludo niente, sono contento qua a terra, rimarrei molto tranquillamente, molto felicemente, quindi posso dire solo questo. Sto cercando di fare il massimo che posso per meritarmi la riconferma, poi a fine anno si vedrà. Calcio a 5 adesso, settimana importante, attesa per le finals di Coppa Italia. 5 le rappresentanti abruzzesi che cercheranno di conquistare il trofeo nelle rispettive competizioni. Sergio Zappalorto.
Settimana di grande attesa a partire da dopodomani con 5 nostre rappresentanti impegnate in Coppa Italia tra Romagna e Marche. Giovedì alle 11 la Colormax Pescara aprirà la Final 8 affrontando il Pesaro, solitaria capolista in campionato. L'ultimo turno dei quarti è in programma sempre giovedì alle 20:45. L'Acqua e Sapone Unigross la vedrà col Dosson. Semifinali e finali si disputeranno sabato 24 e domenica 25. Nella femminile venerdì 23 in campo il Montesilvano che alle 20 giocherà contro il Bisceglie. Per la A2 se ne parlerà venerdì 30 quando il Francavilla affronterà il Best Sport Roma. Lunedì 26 protagonista anche il Florida per l'Under 19. In campionato in B straordinaria rimonta con i tanti recuperi della De Montesilvano che è ormai dentro i playoff. Volley adesso, dopo la splendida prova nella prima partita, l'Abba Pineto gioca male la gara di ritorno ad Aversa e la perde in 4-7. Domani alle 19 i pinetesi giocheranno in casa la Bella che mette in palio il passaggio del turno. Sentiamo. Una sciagurata prestazione, impensabile alla vigilia dopo lo splendido 3-0 di gara 1, porta l'Abba Pineto alla Bella in programma domani sera contro un Aversa che, lucidamente e meritatamente, ha vinto 3-1 in gara 2 dei quarti di finale. Squadra senza il giusto temperamento quella pinetese stavolta, con alcuni elementi base in serata decisamente no, con troppi errori in battuta e con una ricezione in evidente affanno. Un plauso a parte al giovane Catone, subentrato in corso d'opera, un partenio non brillante. Recuperi in bimaschile 0-3 in influente dell'Alba con il Forte Macerata, ma seconda fase assicurata da tempo. In B1 femminile vittoria preziosa al tiebreak della Connetti Chieti a Trevi, un successo che tiene in vita la speranza delle teatine di passare il turno, a patto che facciano punti nel doppio scontro col Cisterna domani in terra laziale, domenica a Nocciano, dove le neroverdi giocano. Prima di chiudere, le condoglianze di tutta la nostra emittente al sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, per la morte del papà Rizzardo, professionista molto conosciuto a Giulianova, che da tempo lottava contro un male incurabile. Ancora una volta condoglianze da parte di tutta TV6. Ci fermiamo qui, il TG6 delle 14 si aggiorna alle ore 19 con la prossima edizione. Se volete on demand trovate i nostri servizi su tv6.it, su YouTube e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.